Ciao Marco. Buongiorno. Tutto bene? Tutto bene, Sergio. Tutto benone. Tutto benone. Ci racconti un po' la tua storia, come sei entrato in questo mondo, che hai detto wow, il tattoo. Qual è stata quella scintilla? Beh, bisogna tornare indietro di parecchi anni. Allora, infatti, iniziamo un po' lì poi. Sì, infatti. Allora ci sta da pensare. Wow, il tattoo come professione o wow, il tattoo? No, come... il mondo in sé di tattoo. Il mondo in sé, non lo so, io sono sempre stato un artista, ho fatto liceo artistico, l'accademia, mio nonno è era un grande paesaggista, quindi nell'arte ci sono sempre stato coinvolto. Poi a un certo punto, sai, 12, 13, 14 anni incominci a vedere il mondo, a diventare ribelle, e quindi cosa fai? La prima cosa per essere ribelle che fai? Ti fai un bel tatuaggio, che nel 93 era 93-94, non mi ricordo, era già una bella... consideriamo sempre dove, a Monopoli. Esatto, stavo dicendo, giuro. Consideriamo dove, a Monopoli, era comunque un bel essere ribelle. Quindi da là, quella prima volta, il primo tatuaggio, 14 anni, mi ha affascinato questo tatuatore che comunque a pensarlo oggi mette le mani nei capelli, però pensando al momento era un mostro, quindi mi sono rimasto affascinato, quindi poi da allora... Ogni volta che avevo la possibilità, sempre cercando di nascondere, perché alla fine, non so, famiglia tradizionalista, anche se poi a 16 anni sono andato via di casa. Di giù, ripeto, famiglia tradizionista di giù. Di giù, anche se mia madre è canadese, però è di giù. Okay. È da considerare di giù. Sì, anche se comunque è sempre stata aperta a questo mondo, mentre mio padre no, già l'ho aperto adesso. E poi ovviamente mi sono trasferito a Firenze, liceo artistico l'ho finito lì, quindi già un mondo un po' più legato all'arte, all'essere un attimo un po' più ribelle, o più che altro avere un'estetica non convenzionale, e Accademia di Belle Arti. Poi un bel giorno nel 2002-2003 vado a fare un viaggio in Thailandia, questa okay. È una bella storia, vado a fare un viaggio in Thailandia. E sai com'è la Thailandia, va lì, festa, party, io e un mio amico. Me l'hai spiegato anche prima al bar in parte. Ecco, a parte quello che non è meglio, me a parte anche quell'aspetto, qui. Però Thailandia, party, qua lì, una bella sera, passiamo davanti a un tattoo shop, che pure lì, tattoo shop è un complimento. All'epoca soprattutto? Sì, poi quella a Phuket esattamente, poi tra l'altro qualche mese prima dello tsunami. E c'è questo tizio che tatua, perché non è un tatuatore, è un tizio che tatua, e tutti belli presi dall'allegria dell'alcol e il resto, mi faccio tatuare una tigre che ancora conservo, perché comunque è un ricordo. Di quell'individuo. Di quell'individuo. Fatto sta che lui vendeva addirittura supply, cioè aveva un tattoo supply all'interno, quindi, Phuket, quindi una cosa, cioè... E lì, stava avanti, cioè, con questo mio amico, capito, ridendo, scherzando, lui dice, ma perché non ti compri qualcosa, perché non provi tu, se lo fa lui lo puoi fare tu, perché comunque le capacità artistiche ce le avevo. Sì, cioè, effettivamente. Ma tu stai investi $200, okay. $200 in Thailandia per comprare tutto quello che mi serviva per tatuare. Quindi poi quando sono tornato a casa, c'avevo il materiale per farlo, ma non avevo nessuna capacità ancora. E proprio da quella persona lì e da un altro nostro amico abbiamo cominciato a pasticciarci un attimo per capire come fare. E poi è nato un po' tutto così. È nato tutto. Il tuo stile, tu non sembri neanche in Italia, sembri un americano che hanno spostato, hai una passione per, in quanto stile, in quanto modo di vita, piuttosto che tutto là, centrato là. Come mai il chicano in Italia? Come mai questa passione? Senti, questa è un'altra cosa che è nata tanto tempo fa, sempre nei famosi anni 90. Io per fortuna la mia famiglia, per quanto è da considerare del sud, comunque mia madre è metà canadese, mio padre è sempre stato comunque un viaggiatore. Negli anni 90 ci hanno portato negli Stati Uniti, in California, però anche per lunghi periodi, ci siamo fatti anche vacanze abbastanza lunghe. E lì è nato l'amore,
da allora gli Stati Uniti io li visito tutti gli anni, più volte l'anno, ho forse più amici di là che di qua. E a un certo punto la cultura chicana, perché il chicano? Ovviamente Stati Uniti, io ti parlo di California, oppure Florida nel caso di vacanze. Ok. Quindi cosa vuol dire? Comunque non avere a che fare con lo stereotipo americano, quello dell'America del centro degli Stati Uniti, sai, il bianco tipico americano, ecco, giacca e cravatta, il building. Esattamente, ma il in molti casi come in California, il messicano, gente che comunque un'etnia che proveniva dal Sud America, infatti la maggior parte dei miei amici di là, nessuno è nato negli Stati Uniti, sono nati tutti in Messico, la maggior parte in Messico. Quindi mi sono avvicinato alla loro cultura, mi sono avvicinato alla loro, chiamiamola, razza, e ne ho condiviso tantissimo la filosofia, anche perché ne ho trovato un sacco di punti in comune con il Sud Italia. E i latini sono un po' così, sì, sono simili a noi. Simili a noi e noi simili a loro. Ci sono tantissime cose uguali, a partire dalla più stupida, che può essere la cucina, ad andare al modo di convivere, di vivere la famiglia, di vivere l'essere di un posto, cioè un rapporto umano, rapporto umano, ecco, sì, sì, anche se cioè, a volte può sembrare magari un luogo comune, ma non lo è. Il rapporto che noi in Puglia abbiamo con la famiglia, cioè l'arrivare a considerare un parente stretto, un procugino, cosa che magari a Milano non è, a Milano a malapena sanno chi è lo zio, purtroppo è così, è tantissimo, è uguale in America Latina. Sono lontanissimi e sono simili a noi, cioè noi abbiamo la Francia in fianco, siamo diversissimi, sì, loro sono dall'altra parte del mondo. Sì, assolutamente, anche la religione, l'essere collegati in una maniera viscerale alla religione, che a volte prescinde il credo, diventa un vero e proprio modo di essere, sono coinvolti con la religione 360, come noi in Puglia. Cioè. È vero. Il tuo stile, fai chicano, ma metti tanto nero forse, cioè ti piace dare una botta un po' più, perché il chicano nasce un po' io chicano grigio, alla fine se tu consideri lo stile in sé, io non faccio chicano, un po' più real, faccio uno un stile più... un black and grey un po' più realistico, però con una forte influenza chicana, cioè magari... è come dire fammi un giapponese real ma voglio la geisha al tempio, però è real, però è real. Quindi ma... i soggetti sono là, però sì, è nato stile... tutto da non... allora io sono per distinguersi e per comunque farsi reinterpretare le cose senza mai rovinarne la tradizione, rovinarne comunque senza mai sfregiarla. Io ho imparato, il mio mentore principale, una volta che ho cominciato a tatuare, sono passati anni, quando credo di essere diventato un tatuatore semiprofessionista, il mio mentore è stato Osa Lopez, che ho conosciuto per la prima volta qui a Roma, e poi con lui ho condiviso un bel po' di tempo, svariati anni in cui lo seguivo per convention, facevamo le convention insieme, io andavo a Los Angeles, tatuavo da lui a Lowrider. Quindi con lui ho sperimentato il chicano vero, quello che noi chiamiamo chicano, quindi tatuare molto con la linea, tatuare con delle sfumature, con un grey wash molto leggero, non usare mai il nero, figurati il bianco. Per poi, tornando a casa, o comunque considerandomi io non un puro sangue, però essendo molto legato all'arte italiana, ho mixato un po' le cose, quindi il nostro neoclassicismo, che alla fine è molto realista, può considerare molto realistico, si è fuso con l'arte chicana vera, perché io comunque ho fatto studi accademici, sono lavorato in scultura, quindi per me l'arte è il classicismo, è il neoclassicismo, l'astratto molte volte non riesco a considerarlo tale. Tranne non lo capisci ancora, no, perché siamo pronti. Cioè, bisogna veramente arrivare all'interno del concetto in una maniera determinata, perché se invece l'astratto così deve essere solo un motivo per giustificare un'incapacità, allora
non va bene. O l'avere troppo tempo a disposizione, non so cosa fare. Sì. Sì, sì. E loro accettano questa cosa qua, che tu hai reinventato, perché a volte un popolo ha attaccato così. Assolutamente, tutto. Questo è stato il mio grande dubbio quando poi sono ritornato negli Stati Uniti da professionista, perché finché ero Simi, nessuno ti se in culo, esatto. Non dai fastidio quando, a nessuno. Punta, quello è il discorso. Quando ci sono tornato da professionista, quindi ovviamente l'impatto iniziale per me, io che porto un rispetto altissimo verso le culture, verso, cioè, ci tengo molto che vengano rispettate determinate cose, quindi quando io sono arrivato lì da professionista ho avuto questo timore. E ti posso assicurare che era un timore infondato, perché loro sono stati felicissimi di vedere che la loro arte veniva capita, compresa e addirittura reinterpretata in un posto così lontano come era l'Italia. Che c'è un'altra storia poi. Che c'è completamente un'altra storia. Loro una vita hanno tatuato la pietà, e la pietà italiana. Sì, sì. La pietà, tu vai nelle carceri del Salvador, vai nelle carceri del Messico, la gente c'ha la pietà tatuata, magari non sa che neanche che sta a Roma. No, no, certo, sicuramente. Una volta addirittura la cosa che mi ha dato più piacere da quel punto di vista è stato che sono stato invitato a Tattoo Hacker, che è praticamente una sorta di, non chiamiamo una convention, però non è una convention, è un festival su l'arte cicana, musica, car show, bike, tattoo, tutto molto molto di nicchia, nella nicchia proprio del cicano. Infatti si fa a Plaza della Razza a East LA, che è un posto che non ci vai, e ci sono solo personaggi di quel mondo, ma di quel mondo realmente coinvolti a 360 gradi in quel mondo, e lo organizza Freddy Negrete e Trejo, l'attore. Praticamente mi hanno invitato a fare il giudice. Ho fatto il giudice. Ed ero l'unico bianco, insieme a Webb, relativamente era bianco, amico, perché era con me. E sì, ero l'unico relativamente bianco lì. Ho capito. Mi piace distinguermi, hai detto prima. Hai preso una squadra adesso. Hai preso una squadra sportiva di sì. E-sport. Come ti è venuta sta cosa dell'e-sport? La quarantena. Allora, io c'ho un problema, si chiama ambizione. Ok. Ambizione che a volte va oltre oltre il presente. Oltre il presente, sì. E a volte mi fermo e dico, ma che cazzo mi ha fatto fare? Ma segui tu queste cose poi? Sì, cioè, sì, assolutamente. Sì. Che non ti rilassi mai con la testa? No, quindi. Stiamo facendo una media di 15-16 ore, io dormo veramente poco. E non smetto mai di lavorare, ma proprio di pensarci al lavoro, cioè di prendermi cura di ogni dettaglio, di ogni aspetto delle varie attività. L'e-sport è nato adesso, durante la quarantena, alla fine avevi 3 mesi per pensare. Pensi, io avevo la passione del gaming comunque da tempo, perché comunque sono appassionato di Rainbow Six, gioco a maniera molto amatoriale, ma gioco comunque. Ci ho provato, alla fine in pochissimo tempo, sono passati 5 mesi relativamente, ho la squadra campione d'Italia in Rainbow Six, adesso andiamo a giocarci la Lega Europea. Che in Italia non c'è tantissimo, cioè incomincia a muoversi incomincia a muoversi nella America, giusta, esattamente. Sì, però quello per me è giusto, va bene così, anzi preferisco sia così, perché sai, infilato in un mercato saturo è difficile, che non conosci neanche benissimo, non è che sei cresciuto con quello. Assolutamente, è comunque una passione molto dispendiosa dal punto di vista del momento in cui diventa un'organizzazione che comprende, oggi abbiamo 14 player, e un team di persone che comunque seguono i contenuti, tutto lo spettro mediatico, il team manageriale, quindi oggi è diventata un'azienda in pochi mesi, e quindi poi non può essere considerata una passione, è spinta dalla passione, però poi le cose le devi fare per bene, se no ti si mangia. No, certo, sicuramente è una passione impegnativa, quello che diceva, non è la passione che sì, dice, ma se proviamo sì, con noi, sicuramente è una passione impegnativa. Avventurarsi in mondi nuovi. Sì, no, ho fatto sempre, io ho venduto gli acquari in Cina, pensavo. Ok,
Bishop, cioè non ti chiedo che macchina usi, cioè, di solito chiedo che macchina usi. Ma sai che c'è gente ancora, proprio ieri sera mi ha scritto un ragazzo su Instagram chiedendomi: ma tu cosa ne pensi della Wanda di Bishop? Cosa vuoi che ne pensi? Ma cosa vuoi che ti dica? Cosa vuoi che ti dica? Cioè, Bishop è famiglia per me. Quando io dico Bishop dico famiglia, perché questa Bishop va al di là del business, completamente al di là del business. È nato un amore con Franco Vescovi, che è il mio socio in Bishop, proprietario di Bishop, siamo diventati soci negli ultimi anni. E Franco nel 2008 girava le convention per il mondo con uno zainetto, portando questa sua rotativa molto innovativa. Era molto di nicchia prima, era vero. Tantissimo. Perché il ritornare alla rotativa è stato un passaggio strano, perché la rotativa all'epoca c'era la Swiss Made, quella lì, sì, ce n'erano pochissime, tutte si andava a bobine. La Svizzera, la quindi quella lì era, capito? Quindi poi il ritornare all'uso della vecchia rotativa, però con una visione diversa, a parte di Franco, è stata una cosa super lungimirante. E veniva questo zainetto e andava a trovare i tatuatori che lui all'epoca considerava promettenti e quindi che potevano dargli dei feedback giusti, e ci siamo trovati, alla fine ci siamo conosciuti nel 2008, lui è venuto in stand, eravamo in convention e mi regalò la prima V6, che era la prima macchina, la V1 all'epoca, era la prima macchinetta che Franco fece. Me la regalò chiedendomi di utilizzarla. Io ovviamente ero un grande fan di Franco come tatuatore. Franco Vescovi per me è sempre stato uno dei padrini del Black and Grey, quindi il rispetto verso di lui era a prescindere dalla macchinetta. La macchinetta è andata dopo, però questo gesto ci ha uniti ancora di più. E non ho mai, ti giuro, mi dovesse crollare lo studio addosso, mai toccato un'altra macchinetta che non sia Bishop, e non ho mai avuto neanche l'interesse a farlo. Ma sicuramente negli anni ci sono state macchinette magari anche più performanti. Non avevi la necessità? Non avevo mai avuto la necessità proprio psicologica pure di provare. Mi sentivo come di fare un torto, capito, a me stesso. Sì, sì. E da allora è sempre stato Bishop, sempre stato coinvolto in Bishop, prima come supporter, poi come artista sponsorizzato, fino a essere il socio e aver aperto Bishop Italy. Ok, tra l'altro sul mio canale non c'è Bishop, io te lo dico, è l'unica marca che non c'è. Adesso c'è. Io non ho ancora provato nessuna, forse ho la vecchia Slider, quella un po' grossa, non la Michelangelo, quella prima, non mi ricordo il modello. Sì, Michelangelo è ancora in produzione in maniera molto relativa, perché comunque ormai è stata sorpassata, però c'è tanta gente ancora affezionata la Michelangelo. Poi io con le slider avevo una passione, io ero appassionato delle slider, a me il direct non mi davano, le slider a me piacevano tantissimo, infatti la Bishop che avevo, che era prima della Michelangelo, quella un po' più grossa. La V6. Ok, la V6. La V6, sì. Quella era già un'ottima macchina all'epoca. Era... Sì, è una macchina molto versatile, la V6 è nata proprio per essere utilizzata da tutti, qualunque stile, noi in studio, c'è chi la usa per fare giapponese, c'è chi la usa per fare traditional, c'è chi la usa come l'ho usata una vita per fare black and grey. Qual è una cosa che ti piace di questo mondo e una cosa che invece non ti fa impazzire? Senti, non mi fa impazzire la mancata professionalità di tanti, perché comunque questo mondo va rispettato anche a livello professionale. È vero che siamo artisti, è vero che siamo stravaganti, però non c'è fino a un certo punto, poi comunque noi dobbiamo essere professionisti. E tanta gente oggi se l'è dimenticato, comunque non l'ha mai capito, anche perché è diventato talmente veloce essere un tatuatore che ti sei perso tutto il passaggio del sacrificio per l'educazione per, e quindi poi quando ci arrivi dai tutte cose per scontato, quindi manchi di professionalità proprio, ma anche il rapporto col cliente, il rispetto per il cliente, il rispetto per la location dove sei, manca, perché è diventato quasi scontato. Io sono tatuatore. Quindi... Cliente 5, non è neanche più, adesso sì, 6. Ma questo mi dispiace tanto, mi dispiace perché
siamo passati dall'essere una nicchia piccolissima a essere dei barbieri alla fine. In pochissimo tempo. Infatti, se mi guardi indietro, se dovessimo pensare al tatuaggio, se tu mi dovessi chiedere cosa succederà in futuro, secondo me è la prossima domanda. Ecco, giuro, allora, poi te la faccio vedere. Vai. Dove arriveremo col tatuo? Ecco. Secondo me il tatu non ha tantissimo futuro ancora, nel senso ce ne avrà, ma non quello che, non quel tatu come lo pensiamo noi, come lo viviamo noi. E io ci vedo veramente poco, cioè secondo me tra i 5 e i 10 anni sparisce tutto. Sparisce il tatu come lo immaginiamo noi. GP ieri mi ha detto, ha iniziato proprio con il tatu è morto. Ah, vedi, lui. Cioè, così. Ma assolutamente, perché io ti sto dicendo, nella nostra visione, che magari siamo questa generazione, non so come consideri che generazione la nostra, mi sai la Z, la nostra generazione ha vissuto un tatu, ha portato avanti un ideale, l'ha fatto diventare una professione in una determinata maniera. GP invece... un paio di generazioni, un bel po' di generazioni prima di noi, ha vissuto e portato il tatuaggio a un certo punto. Quindi è normale che il suo mondo è morto. Adesso sta muovendo il nostro. Cioè, delle illustrazioni su pelle le chiama. Che gli piace a lui, però dice non è tatu. No, cioè, non è tatu, ma anche il mondo che vediamo noi, l'apprendistato, il vivere il tattoo shop... è sparito tutto, è tutto diventato più veloce, c'è gente che noi adesso siamo con l'accademia, ovviamente facciamo anche i corsi per i tatuatori, ma c'è della gente che arriva e ti chiede, senti, voglio aprire il tattoo shop, ho visto che hai fatto il corso 90 o 15 giorni, ma se volessimo farlo in due perché ho necessità di aprire. Io scusa, ma tu tatui già? No, però... Già pensi ad aprire, devi imparare a pensare, già pensi ad aprire, imparare. Addirittura i 15 giorni che sono nulla in confronto a una vita di arte, 15 giorni li vedi tanti e mi chiedi di fare il corso in due per avere la licenza e poter aprire un tattoo shop. No, cioè. Perché altro che tu impari a fare un tattoo a livello teorico forse in 3 giorni, 4, sì. Ma poi la pelle, la devi conoscere, ci vuole tempo, non è un processo che salti, devi farlo proprio. Questa gente non ha mai visto un suo lavoro guarito. Cos'è successo a quel tatuaggio dopo 2 estati, per esempio, 2 botte di sole presa bene? No, poi magari dopo 5 anni dici, hai capito il pezzo che ho fatto? E anche lì impari, là ero stato. Poi si è perso completamente il sentirsi parte di un mondo. Io ti ho parlato prima di Franco. Franco per me... ho detto è uno dei padrini del Black and Grey, ma io a volte mi ritrovo a fare il corso sul Black and Grey e la gente non sa chi è Franco. Pensare a oggi a persone che magari si sono dimenticate di Gippi, si sono dimenticate di Franco Vescovi, si potranno dimenticare un domani di Miki, cioè mi sembra assurdo. Però così, cioè, così io do per scontato che tu devi conoscere determinate situazioni, determinate persone, determinati mondi. Invece anzi, dovresti essere curioso di conoscere. Curioso di conoscere. Come studiare magari anche le bobine, poi magari non le usi. Magari non le però usi. Sapere però. Funziona. Cioè, dovresti, non è che devi, dovrebbe essere. Ma lo sai, in che io te conoscere. Ho tatuatori anche nel team, bravissimi tatuatori, che usano i cartridge. Per l'amor del cielo, una grandissima invenzione, anch'io li uso, non potrei farne a meno. Però loro non sanno che una volta, non gli aghi, va bene, gli aghi monouso, bene o male, li hanno in qualche modo intravisti, ma gli aghi da saldare, il fatto di dover saldare, passare le serate lì, che per fortuna io l'ho vissuto un brevissimo tempo, perché poi sono arrivati gli aghi presaldati ed è stato un salvataggio. Yeah, hai detto yeah. Però loro non sanno che c'è, non che non l'hanno provato, non sanno che era così e non hanno mai avuto la curiosità di andare a dire, ma fammi vedere. All'inizio ci sta che uno spinga, vuole fare i suoi lavori, spaccare, però poi quando sei, la curiosità anche sulle idee. Curiosità, invece no, si dà per scontato, quello mi dispiace tanto. Secondo me però persone come GP non è che odiano questo mondo, ma corre così forte che non lo capiscono, cioè non fanno in tempo, anche noi quando diremo il tatuaggio finirà, lo vediamo una cosa lontana, magari invece il tempo corre così lontano che è domani mattina. Per me il tattoo come lo pensiamo noi finirà prestissimo. Cioè, si evolverà, diventeremo dei distributori di tattoo. Ok, una cosa che ami invece in questo mondo? Una cosa che amo di questo mondo è il fatto di non lavorare realmente, perché comunque ci muoviamo, cioè è la nostra passione.
ti svegli la mattina e pensi al pezzo che devi fare, magari il giorno prima te lo studi o magari ci passi la notte a disegnare e poi e lo ami, poi lo ami, però poi arriva il cliente abbronzato, cioè, con la pelle secca. Quello per fortuna grazie a... il tuo mondo è svanito in un secondo. Il tuo... però per fortuna grazie a degli ottimi assistenti a volte riesci a evitarle queste okay. cose. Se ti organizzi un attimo, fai un film persone la schiena della vita, domani cosa che bello, poi ti arriva, ma porca, dai, il palestrato abbronzato pieno di brufoli, cioè, mi ero fatto tutta un'altra idea, mi ero fatto vaffanculo oggi così. Difetto? Qualcosa che dicono gli altri, tipo Antonio, però sono un po' mi rompi i coglioni. Perché un po' tanto, perché la mia compagna me lo dice spesso, perché sono troppo puntiglioso, cioè, sei pretenzioso, tanto, tanto, ma perché comunque io voglio tanto dalle persone intorno a me, perché voglio che loro facciano tanto, cioè, la mia è una visione positiva della cosa, capisco che poi si traduce in un andare a rompere il cazzo alla gente, quello sì, però io pretendo tanto perché voglio che ognuno di loro in questo tattoo shop deve diventare il migliore tatuatore che ci sta, il miglior tattoo shop che c'è, il miglior shop manager, qualunque figura deve levarsi. Per loro comunque. Per loro, ripeto, per loro, non per me, non per me, ma mi cambia nulla, tanto... Ma anche a me a volte capita che dico, cazzo, ma potresti fare di più? Cioè mi spiace per sì, le persone, dico, cazzo, ma vai, spegni, no? Quindi... C'è anche di, in qualche modo, di incentivarli così, magari a volte esagero, sicuramente a volte esagero, però sappiate che lo faccio... Faccio per voi. Faccio per voi. Tu che citarmi tra colleghi italiani che stimi? Solo te? Eh sì, questa è la cosa brutta. Porca miseria. E questa è la cosa allora brutta. Io ho un problema grandissimo. Che ha messo le mani avanti, stai cominciando a mettere le mani. No, io ho problemi di memoria, quindi okay. Se per caso dovessi dimenticare qualcuno, non vi è voglio bene. Non vi voglio bene. Allora, partiamo dal presupposto che io ho tantissimi colleghi che stimo, tantissimi colleghi che metterei alla gogna, però tantissimi colleghi che stimo. Solo tre, vabbè, a parte Michi, Franco e José che abbiamo già nominato, quindi... A prescindere mi sono già tolto perché ovviamente già loro tre sono importantissimi. Ivano Natale. Ok. Ivano ha condiviso, io e Ivano siamo come fratelli a distanza. Siamo simili esteticamente. Tatuiamo in maniera molto simile. Abbiamo vissuto gli Stati Uniti in maniera viscerale. Abbiamo investito in Italia. Siamo del sud. Un gemello non gemello. Se molte foto, veramente la gente ci scambia. Quindi Ivano sicuramente. Potresti anche non far più le foto, sì, ci mandi. Non so le sue. No, potrei non fare i tatuaggi, usare le foto sue. Esatto. Ci usava una volta portare i buchi di altri in giro male, per gli non studi. È mica male, non sarebbe. Pensaci nella prossima pandemia. Ivano è proprio forte. E Vladimiro mi ha dato tanto. Positive vibration giù in Puglia, Vladi mi ha dato tanto, magari lui è inconsapevole di questa cosa. Io mo vi farò vedere una cosa, un cicano di Vladi. Perché io all'inizio avevo lui come punto di riferimento perché era il prossimo in termini di distanza e quindi andavo da lui, mi facevo tatuare, mi ha fatto tutto questo braccio pure Vladi, sempre in una cosa che non c'entra nulla, lui fa giapponese ed è anche uno dei migliori a farlo. Ma tu volevi quello? Però io volevo quello perché io attraverso questo volevo capire come peggiore, si faceva. Peggiore. Io non so, lui non mi ha mai mandato a fanculo. E quindi da allora è nato questo rispetto e amore verso lui, il nostro che comunque incubo, no? Capito, vedeva una persona che in Puglia magari gli poteva andare a rompere le scatole perché dice ma io sto così tranquillo in Puglia, mo tu perché ti riapri il tattoo shop qua o perché devi fare il tatuato in Puglia? Secondo, vado là e gli chiedo dei tatuaggi che non c'entrano nulla con lui e terzo, non mi ha mai detto niente, l'ha sempre fatto perché io speravo di capirci qualcosa guardandomi tatuare, alla fine era così. E poi è rimasto questo legame negli anni, ci incontriamo ovunque nel mondo tranne in Puglia. In Puglia ci siamo visti due volte. Okay. Domani ti chiamo e ti chiedo un giapponese, vediamo cosa mi dici. Faccio chiamare sotto falso nome? No, tanto non ti rispondo io, quindi c'è chi ci pensa. Oh, e il terzo, è difficile. Il terzo sono tanti, ovviamente ti dico Web.
Webb perché è un altro fratello, anzi lui è tanto, lui è famiglia per me. E siamo legati in maniera viscerale da tempo. Lui è iniziato, lui ha mosso i primi passi anche insieme a me, perché comunque lui ha fatto il seminario da me una vita fa, in tempi non sospetti, quando i seminari ancora una cosa non convenzionale. Lui fece il seminario da me, è cambiato tanto, è migliorato tantissimo, viaggia sempre con me, io non mi muovo ormai se non ci sta Web con me, e quindi lui ovviamente. Quindi so tre, ne vorrei dire tanti altri, però... Eccetera. Poi non me ne vogliate, però sappiate che siete in tanti, che vi stimo. E Alex anche, assolutamente, De Pace. Però vabbè... Tanto loro sanno. Che... Loro lo sanno, spero che lo sanno. Non c'è un primo, secondo un terzo. No, assolutamente, è una limitazione dover dire tre. E questa è la cattiveria. Va bene, io passerei 27 ore a fare chiacchiere, ma non è possibile. Non è possibile, quindi... io vado a tatuare. E quindi ti ringrazio e ci vediamo prossimamente. Grazie a te. Figurati. Grazie.